Quote rosa al comune di Diamante, mentre la lista di Magorno era tutta caratterizzata al maschile, quella di Cambiamenti, con sei donne in corsa, esprimerà una consigliera. Sicuramente è una novità nel Consiglio Comunale di Diamante da diverso tempo. È la stessa responsabilità che ci siamo sentite tutte le sei candidate nella lista di cambiamenti, cioè la responsabilità di esprimere anche in Consiglio Comunale quelli che sono i problemi giornalieri delle donne. Non solo questo, ma soprattutto quelli che sono i problemi di Diamante. Soprattutto per quanto riguarda il discorso del sociale e dei servizi. Non abbiamo paura di essere una minoranza che non farà opposizione. Comunque è un'opposizione costituita da un unico gruppo che appartiene alla stessa lista, per cui da questo punto di vista ci dovrebbe essere una forza in più. Il neonato movimento, dopo l'avventura delle elezioni, continuerà cercando di coinvolgere la popolazione che tanta fiducia ha dimostrato nella lista di Magorno. L'intenzione del movimento che ha dato origine alla lista di cambiamenti è quello di trasformarsi in associazione, è un punto di riferimento continuo e costante, aperto a tutta la popolazione, aperto ai giovani, aperto alle donne, aperto a tutti quanti, vogliono con noi sottoscrivere quella richiesta di trasparenza che è stato l'elemento fondamentale su cui ci siamo ritrovati prima come movimento e poi come lista.